Bentornati o benvenuti sul mio canale, ragazzi. Allora, questo è il secondo episodio di Space Company Simulator. Allora, nella scorsa puntata vi avevo lasciato che stiamo cercando di sviluppare il nostro primo razzo, ma ci mancano ancora tutti i vari componenti. Quindi, ora, senza perdere tempo, cerchiamo di procedere con il nostro gaming. Allora, avanti. Allora, quello che ci serve è sviluppare tutti i vari pezzi che ci occorrono per lanciare il nostro bel missile, il missilotto nello spazio. Allora, vediamo un pochino. Ricerca. Sensore, vediamo un pochino avanti cosa c'è. Allora, cost reduction. Dunque, ci sono un sacco di cose davvero. Sviluppiamo questo, le celle solari. Smart tank fuel, motore. Ok, bene, io vedo comunque tutte queste cose, però adesso devo capire anche cosa possiamo produrre, perché noi quello che possiamo produrre è effettivamente quello che poi possiamo mettere nel nostro missile. Eccoli qui, guardate, questi sono i motori. Allora, iniziamo a farne uno. Anche dei satelliti mi ha sbloccato, molto bene. Facciamo anche questo. E ci mettiamo. Allora, a parte che non costa tanto produrli, e siamo pieni di soldi. Quindi direi di fermarci qui, aspettiamo che siano prodotti quei pezzi. Tanto vedo anche che ci stiamo avvicinando anche a un buon punto per quanto riguarda la possibilità di sbloccare delle abilità all'interno dei nostri dipartimenti, quindi continuiamo. Sì, vedo che come morale sta andando tutto abbastanza bene, non ci sono grossi problemi. Perfetto. Ecco, questo numerino qui che vedete è il livello dei fondi, praticamente va a stilare semplicemente una classifica per vedere chi sta beccando più soldi e chi meno. Vediamo nel recruitment se c'è qualcuno di nuovo. No, non c'è nessuno di nuovo che possa darci una mano. Vediamo security office, niente di strano. Ok, bene. Procediamo. Nuovi contratti disponibili. Allora, qui ci chiedono però stavolta di produrre un Camel FT12, ci danno dei buoni soldi, direi accettiamo subito. Poi, anche qua lanciare un missile dalla nostra base. Beh, direi che è ottimo come cosa, anche perché ci danno un sacco di soldi, quindi noi facciamolo, pianifichiamo la cosa. Ci dice però completare gli stage rimanenti e selezionare la data del lancio. Ok. Allora, sì, praticamente ci stanno chiedendo. Dovrebbe essere come la volta scorsa, dovremmo solo decidere di prendere e lanciare questo missile sullo spazio. Vabbè, vediamo un po'. Questa scheda me la terrà solo con i contratti. Andiamo avanti. Abbiamo un altro lobbyist, molto bene, usiamolo subito. Dunque. Guardate, questo è quello che sta sviluppando con questa compagnia, dove abbiamo mandato il nostro lobbyist. Attenzione, perché noi andando a dedicare questi lobbyist all'interno di queste compagnie potremo anche avere dei contratti. Quindi direi che è ottimo.
destinare qui adesso, così andiamo ad aumentare anche quel discorso che è legato anche alla produttività, ci servirà in futuro. Certo. Bene, stiamo procedendo bene. Aerodinamica avanzata, protezione termica. Questo, guardate, ci dà la possibilità di costruire un medium support rocket, quindi un missile più grande. Allora, facciamo questo, vedete, perché questo qua ci consente di avere i progetti per un altro missile, sempre un modello di missile piccolino, però va bene. Adesso andiamo a vedere un po' i dipartimenti, i perks. Eccoci qui, allora, vediamo un pochino. L'arte del contratto. Se andiamo a sbloccare questo avremo più fondi. Oppure questo ci dà la possibilità di vedere gli investitori delle altre compagnie. No, facciamo questo, in modo da avere più grana. Ecco qui, sviluppato. Anche le risorse umane, sviluppare altri perks, eccoli qui, grande introduzione. Allora, con questo tutte le persone che assumeremo ex novo avranno un morale più alto, i 10, e questo qui invece, no, veramente assurdo, paga meno di 10% i tuoi lavoratori. No, dai, questo è un discorso di etica. No, no, direi di no, facciamo questo, stiamo buoni. Il prossimo è sbloccabile 1500, non manca molto. Allora, andiamo a sbloccare anche il perks del dipartimento finanziario. Passionate, mettere il prestigio 10% dei lavoratori. Ok, direi di fare questo, perché allora questo qui riguarda, per quanto riguarda prendere il discorso legato ai prestiti, ma non ce ne frega più di tanto. Io spero di non prendere mai. Comunque, ok, facciamo anche questo. Dipartimento scientifico, direi che ci stiamo lavorando. E qui siamo costretti a fare questo. Comunque sia, sblocchiamo il mercato dei componenti. Adesso andiamo a vederlo subito. Depot. Ecco qui, vedete, tutti questi vari componenti sono quelli che sono disponibili al mercato e quindi possiamo acquistarli. Ovvio che, come vedete, i prezzi sono elevatissimi. Io credo che comunque sia meglio progettarli e costruirli all'interno della nostra stessa base. Bene, vedo che abbiamo comunque sia i razzi e abbiamo degli altri componenti. Molto bene. Non sarebbe male costruire un satellite. Iniziare ad averne uno, magari avere qualche motore in più. Vediamo. Qui. Sto producendo un sacco di serbatoi. Procediamo. Allora. Qui abbiamo completato il contratto, vedete che si sono acchiappati il serbatoio che è sparito dalla nostra lista. E questo è l'avviso del nostro caro dipartimento tecnologico. Bene, stiamo procedendo. Mi si è dato questo contratto, però ci dice che non abbiamo nessun posto utile per lanciare. Piattaforma. Allora, vediamo un po', insomma, prossimo turno. Contratto. Ok.
questa ricerca. Questo cosa c'è nella prossimità? Se costa bene, questo allora riduzione costi, questo non sarebbe male. Allora, protezione termica dei missili. Anche questa non è male, neanche questa. Multi staging. Facciamo questa, così abbiamo accesso a dei missili un pochino più grossi. Non abbiamo neanche costruito uno, però. Andiamo a vedere un pochino la progettazione, cosa possiamo fare. Avete visto? Questo prima ne avevamo uno come blueprints di progetto, era solo questo, adesso ne abbiamo anche un secondo, però voglio dire, iniziamo col primo. Ok. Poi mettiamo lì, direi di mettergli questo. Possiamo inserirli. Ci sarebbe bene un satellite da mandare avanti, gli altri componenti ancora, però vediamo che. Guardate, qui addirittura ci consiglia in questo caso cosa inserire dentro il missile. Allora, gliene farei un altro di questi, costruire altro di questi. E c'è sempre questo test center che dobbiamo fare. Ok, direi che al momento siamo qui. Abbiamo iniziato a realizzare qualcosa, però non è ancora pronto del tutto. Se iniziamo a salvare il progetto, no, non ancora. Io ho visto qualcosa, ma mancano ancora degli elementi base. Intanto dobbiamo cercare di capire un'altra cosa ancora. Allora, vediamo un po' cosa possiamo realizzare. Medium launch. Lo stanno costruendo e fin qui va benissimo. Ah, Rocket Program, direi di costruire questo anche abbastanza alla svelta. Quindi costruiamo questo il più breve tempo possibile. Poi questo non possiamo farlo, questo tra poco lo faremo. Non manca molto. Molto bene. Andiamo avanti. Ricerca completata. Ok. Allora, direi che questo l'abbiamo fatto tutto. Adesso dobbiamo fare sistemi più affidabili. Sistema di stabilità dell'anno. Allora direi di fare questo. Mi sembra sempre più costoso comunque. Andiamo a vedere qui se possiamo avere qualcos'altro a disposizione. Rivediamo un po' se c'è ancora qualcosa. No, direi che siamo ancora fermi. Stiamo aspettando il satellite e stiamo aspettando altri elementi ancora del missile. Però vediamo anche qui.
i vari oggetti che possiamo acquistare, diciamo, dal mercato. Ci sono tante belle cosucce, però voglio dire, sono un po' dubbie. Guardate, c'è anche questo piccolo satellite. Direi di costruire anche lui. Ali stabilizzatrici deve fare anche quelle. E niente, deve solo aspettare che tutto faccia il suo corso. Insomma, il launchpad vedo che è qui, sembra che sia sgombera. E abbiamo sempre un contratto da portare a termine comunque. Allora, vediamo un pochino. Questo è un investitore. Ogni tanto ci vedete. Questo, allora, consegnando questo lobbyist, quindi questa persona che lavora in questo particolare potenziale investitore esterno alla compagnia, ci dà la possibilità, vedete, ci ha dato la possibilità di avere un contratto, che è il contratto quello del fuel tank e il camper, quindi si è tradotto in un contratto, ecco, quindi molto positivo. Perché voglio vedere un pochino. No, ci dice ancora che non possiamo programmare. Strano, non capisco come mai non possiamo mettere al missile. Non lo so, non capisco. Guardate, questo è un altro contratto, niente, dice di assumere un manager per il Dipartimento di Risorse Umane. Li abbiamo di già, quindi questi sono soldi che piovono dal cielo. Quindi in piene mani li prendiamo. Ok, avanti. Ovvio che il contratto è stato un successo. Molto bene. Procediamo. Allora, andiamo a sbloccare i perks. Guardate, questo ci dà la possibilità di sbloccare la conference hall. E sbloccare la possibilità di fare. Ci dà la possibilità, la capacità di fare conferenze. Quindi direi che prendiamo un volo. Sblocchiamo poi. Imparare. Questo ci sblocca l'università. Bene. Ah, bene, tramite questo possiamo, tramite questo perks, grazie al nostro dipartimento della finanza, possiamo vendere i componenti che non ci servono. Qui vediamo che stiamo procedendo a rilento, però pian piano, signora. Ho finalmente il testing center benissimo nelle nostre mani. Quindi procedere e a costruirlo subito. Veloce, veloce. Ecco qui. Non so se nelle mission contro c'è qualcosa. No, non ci dice niente. Non c'è niente. Volevo vedere se magari c'era qualcosa, qualche indicazione su quel contratto, su quel famoso contratto che vedete che dobbiamo portare a termine, però. Strano. Ha ricevuto un mail importante. Un investitore problematico, vediamo un po'. Molto bene, quindi praticamente è un nostro investitore che viene attaccato un po' da tutte le parti per alcune dichiarazioni che ha fatto. Allora, qui dobbiamo dare una risposta. Ovvio che la risposta che daremo avrà un impatto. Beh, insomma, è una situazione un po' pesantuccia, direi di risolverla con questa.
oppure questo qui, insomma, proviamo a dire che praticamente questa notizia è farlocca, in modo che il nostro investitore è d'accordo, però purché collabori con il nostro PR department, ci facciamo questo. Ovviamente abbiamo perso un sacco di prestigio. È stato un successo parziale, vabbè, insomma, ci abbiamo provato su. Direi andare a vedere il nostro riposito, cosa cavolo ci abbiamo adesso disponibile. Manca sempre questo benedetto satellite, abbiamo le nostre belle alettine da mettere sul missile, però. Ragazzi, non vedo molto, però, non vedo la possibilità comunque sia di poter. Sette turni. Non capisco, non capisco cosa dobbiamo creare o ultimare, onestamente. Se le vedete sarà consegnato dopo l'accettazione di questo contratto. L'abbiamo accettato, però sembra quasi che ci sia qualcosa nella piattaforma di lancio. Non capisco cosa, però non lo so, non ho più pallida idea. Vuota mi sembra vuota, che non ci sia praticamente nulla, non lo so. Allora, amministrazione, andiamo un po'. Allora, ci stanno praticamente chiedendo un'agenzia spaziale di Stato di incrementare i fondi delle risorse umane fino a 175 mila dollari per aumentare l'efficienza della nostra compagnia. Vabbè, direi di farlo. Ci danno 4 milioni di dollari. Ok, bene, portiamo allora 175 mila. Perfetto, facciamolo subito. Allora, cazzo, questo casino. Ecco qui, 100, qui, aspetta, ecco qua, 175 mila. Devo mettere un po' anche i fondi negli altri, già che ci siamo. Quindi un launchpad completato, quindi. Ok, finalmente abbiamo sbloccato qualcosa di interessante. Andiamo a vedere cosa possiamo ricercare adesso. Dunque, protezione termica, queste sono comunque queste di no, di secondo livello, chiamiamole così, vedete, questo magari possiamo definirlo primo, questo secondo livello. Allora, avanti con questo, chiudiamo questo. Vediamo un po' se mo riusciamo a fare qualcosa a livello di contratto. No, non riusciamo a fare nulla. E che sta anche scadendo il tempo. Non so se è un bug o qualcosa del genere. Qui non riesco a capire. Sbloccato da qualcosa. Contratto completato, che abbiamo assunto la persona. No, abbiamo aumentato i fondi. Ecco, perdono, aumentato i fondi. Altri mail. Progresso tecnologico. Tutto bene, ci rende molto felici. Facciamo sto cost reduction, dai. Risparmiamo un po' di cash. Vediamo un po' qui cosa possiamo fare con i perks. Mazza, 5.000 ce ne vogliono, è tantissimo.
Hobbyist. Allora, andiamo a fare breccia in questo settore. Un po' i valori che ci sono in giro. Bene. Allora, mi ha sbloccato qualche altro nuovo edificio? Sì, il Conference Center e l'università. Direi di il Big Launcher, direi al momento di non usarlo. Small Launcher. Qua non ci dà informazioni, comunque sia ci dice che a me non vedere così sembra vuoto. Marketing, vediamo. Due management, benissimo. Ah, guardate, questo ci dà la possibilità di avere due manager all'interno della struttura, quindi di potenziarlo. L'università ci dà la possibilità di addestrare i nostri lavoratori. Bene, ragazzi, siamo pienissimi di soldi. Quindi direi procediamo, costruiamo tutto quello che si può a questo punto. Anche il conference center. Aspettare, guardate un po' medium assembly. Possiamo farlo. Questo ci dà la possibilità di avere due manager che vanno a gestire questo dipartimento. Ci dà possibilità di costruire veicoli di medie dimensioni e possiamo costruire 5 componenti di missili allo stesso tempo. Beh, direi di procedere. E aumentiamo anche il deposito, che ci dà la possibilità di avere più particolari all'interno. Buono, stiamo costruendo un po' di tutto, ma resta sempre il dubbio di quel contratto che secondo me non sa da fare, però non capisco il motivo. Spero che non si tratti di un bug. Completa gli stage restanti e seleziona la nave, però ragazzi non lo so. Non capisco. Cioè, alla fine non stiamo realizzando niente. Vediamo un po'. Allora. Direi di iniziare ad assiemare il nostro razzo intanto. Utilities, vediamo cosa ci possiamo mettere di utilities. Queste magari. Queste sono quelle aero. Ok, abbiamo capito che non sono aero, beh, è un satellite. Allora, vediamo un po', questo satellite è usato per produrre, ops, per studiare pianeti come Giove e la Luna. Il suo limite è la potenza del trasmettitore. Ok. Questo invece è un satellite piccolo, semplice per orbitare intorno alla Terra. Beh, potrebbe essere un ottimo inizio questo. Direi anche di beh, ragazzi, abbiamo progettato il nostro primo missile. Io confermerei. Enter name, lo chiamiamo Markin MK1.
produzione in 20 turni. Vediamo un po'. E procediamo. Vedo sempre un'occhiata al contratto, a vedere se c'è qualcosa, ma qui la vedo male, la vedo grigia. Diamo un'occhiata rapida a vedere se posso sbloccare qualcosa. Niente, questo è, sta continuando ad andare avanti. Vediamo qui se si può utilizzare qualcosa. Bene. Allora, sistemi affidabili. Vediamo, tanker ship, HG1, che non so che diavolo sia, però è costosissimo. Cerchiamo di fare qualcosa che serve davvero. Piccolo ro, missile Dog 9. Facciamo questo. Progettazione di nuovo razzo. Noi intanto l'abbiamo realizzato, lo stanno anche producendo, però io qua non so un po' come muoverlo, onestamente. Bene, direi che tutto sta avendo il suo seguito normalmente, però resta sempre il fatto, ragazzi, che intanto siamo ricchissimi, stiamo vendendo un sacco di grana. Allora, qui abbiamo uno che ci può dare una mano. Bene, ci sono delle nuove opportunità per quanto riguarda il discorso della sicurezza, però stiamoci sempre cauti. Sembra qualcosa di... che può infrangare la nostra buona reputazione. Assumere un manager per il dipartimento finanziario, quindi accettiamolo. Anche questo, direi che la missione è già completata. Qui... e qui non c'è verso. Ragazzi, ci faceva vedere il missile. Il nostro e il suo. E ho capito, fatto sta che è tutto bloccato. Credo di sapere come andrà a finire. Tecnologico fatto, qui abbiamo assunto, cioè abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, nuovo investitore,
niente, che vi devo dire? Lanceremo un nostro missile. Quando sarà pronto. Questa cosa mi sembra un po' un bug, non so voi, ma... Adesso ce l'ha dato. Small launcher. Ottimo. La proviamo. A quanto pare siamo usciti a sbloccarlo. Ottimo, già stavo pensando per il peggio. Bene, direi di proseguire. Eccolo qui. Bene, razza numero 2 che stiamo per lanciare nello spazio. Molto bene ragazzi, io termino qui, vi ringrazio per essere stati con me anche in questo secondo episodio. Abbiamo lanciato il nostro secondo missile, stiamo progettando il nostro. Con questo vi saluto, se questo video vi è piaciuto per favore spolliciate e mettete un like. Se volete supportare il canale iscrivetevi e lasciate qualche commento. Grazie mille e alla prossima, ciao!